Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Era già sera. Venne Giuseppe, originario di Arimatea. Egli era un personaggio importante, faceva parte del tribunale ebraico. Ma anche lui aspettava con fiducia il regno di Dio. Comprò un lenzuolo, tolse Gesù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra alla porta della tomba. Intanto due delle donne, Maria Maddalena e Maria madre di Joses, stavano a guardare dove mettevano il corpo di Gesù. Due uomini trasportano il corpo bendato di Gesù verso la fenditura della montagna che si apre sulla sinistra. Sulla destra li seguono Giovanni, che sorregge con un braccio Maria prostrata dal dolore, e una pia donna in secondo piano. Chi ha portato quel corpo? Quali poveri uomini hanno avuto l'onore di portare il tuo corpo fin dentro una tomba nuova? Una tomba tra altre tombe, uomo in tutto fino alla morte. Ora non c'è più folla, non ci sono più guardie, nessuno insulto. C'è il silenzio di quando pensi che tutto sia finito. C'è il silenzio di quando senti nel profondo del cuore che è ancora tutto nelle mani del Padre. Come Maria di Magdala e l'altra Maria, anche noi ci sediamo davanti alla tua tomba, Signore, e aspettiamo. Svegliati, Signore. Risorgi, Signore. Ritorna a riempirci di vita. Sculture Emilia Pozzo alla Ferla. Testi e voce Lino Ferracin. Fotografie Paolo Siccardi. Organo Valerio Giacobbe. Musiche Johann Sebastian Bach. Preludio alla Passione secondo Matteo. Progetto Accessibilità a cura di Tactile Vision Onlus. Progettazione e coordinamento Rocco Rolli. Videoproduzione Alfonso Totaro.